Boxini, vi porto nella città dell'oro, ma anche dei libri. Giusto, Andrea Gregori? Vicenza, bellissima città. Come stai? Bene, sì, Vicenza, città dell'oro, città molto ricca, dove teoricamente si vive bene da un punto di vista delle condizioni economiche. E poi c'è da capire anche il contesto sociale in cui viviamo e magari quali sono, dove dire, il rovescio della medaglia della ricchezza. E c'è sempre, però io so che tu il rovescio della medaglia noi lo riversiamo sui libri. Andrea, autori preferiti, libri che hai letto che ti sono rimasti impressi qua? Qualche spunto? Allora, il mio autore preferito è tale Massimo Carlotto, che ha scandagliato molto bene il nord-est del paese a suo tempo e lo sta ancora facendo. Ha fatto dei libri che sono dei libri sostanzialmente d'inchiesta, anche se sono dei romanzi, e che hanno narrato molto bene quella che è stata la cosiddetta mafia del Brenta, con Felicetto Maniero, il suo pentimento, la sua astuzia criminale. Quindi sono sempre libri che mi hanno appassionato molto. Lui è per me l'autore preferito. Certo. Andrea, la prima cosa che ovviamente non soltanto io credo, ma tutti notano in un libro è la copertina e il titolo. Quando io ho visto bla 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 amore, acqua e sanità, che fa pure rima, ho fatto un balzo sulla sedia, ho detto geniale questo titolo, perché? Io parto al contrario, partiamo dal titolo per poi sviscerare quello che succede a Giorgio, questo infermiere che dopo la pandemia è alla vita capovolta. Però ti lascio parlare. Sì, allora, il titolo è nato, la parte del bla 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 è nata casualmente, perché la figlia della mia compagna, quando gli ho mandato il file, ha archiviato così, tanto che mi ero offeso. Ah. Ero offeso perché ho detto: questa ragazzina mi archivia il mio libro sotto bla bla bla, come dire, questo chiacchiera e basta, no? Però l'abbiamo tenuto fino alla fine e poi abbiamo sviscerato cos'è il bla bla bla, cioè quel chiacchiericcio di fondo che non guarda la realtà. E quindi poi il sottotitolo sostanzialmente, che è Amore, acqua e sanità, dove si sviluppa la storia d'amore di un serial killer dell'anima e il cambiamento di un uomo, che è questo serial killer che riesce anche a cambiare, e la sfida è: riuscirà questo serial killer dell'anima a condurre e a portare con sé una storia d'amore vera, e di sfondo un contesto sociale dove due elementi importanti per la vita dell'uomo, che sono la salute e l'acqua, sono a repentaglio. Andrea, grandissimo tema, perché ci è scontato quando stiamo bene e non l'avvertiamo perché ce l'abbiamo tutti i giorni, quindi la salute e l'acqua. Ma guarda, il tuo libro secondo me è fantastico per questo motivo, perché punta l'attenzione su temi che noi invece sottovalutiamo. Attraverso la figura di Giorgio, però, quali sono le inquietudini che noi esseri umani di quest'epoca viviamo o possiamo vivere? Ma io parlo sostanzialmente di quelle che sono delle gabbie esistenziali. E Giorgio, protagonista del libro, è poco avvezzo, come dire, a resistere alle pressioni della vita e le considera poi delle gabbie dalle quali fuggire. E il modo di fuggire di Giorgio è essere il serial killer delle anime altrui. E quindi è una via di fuga, ovviamente. Poi Giorgio, come dire, cerca rifugio nel porto sicuro di quella che era la famiglia, però le gabbie esistenziali poi ciclicamente si ripresentano a Giorgio e lo mettono in difficoltà. Lo mettono in difficoltà finché una delle fughe delle gabbie esistenziali lo fa incontrare con quella persona che lo mette a nudo, gli fa da specchio e lo costringe
addentrare nella sua anima. Andrea, sembra facile, ma non lo è, perché in una società che vive di inquietudini, la nostra, mettersi a nudo e dire la verità, soprattutto a se stessi, è un'operazione molto, molto difficile. Posso chiederti come entrano in questa spirale di inquietudine esistenziale, come tu le chiami, le gabbie? Poi la gestione, abbiamo parlato prima in un'altra intervista, della res pubblica, no? Gli interessi pubblici, la gestione del bene pubblico. Diciamo che è frutto del cambiamento, no? Allora, il cambiamento di questo uomo dal punto di vista delle relazioni amorose e il cambiamento intimo di questo uomo e della sua anima fanno aprire gli occhi su tutto un contesto sociale che prima veniva vissuto superficialmente, pur essendoci dentro in maniera complessa, perché ricordiamo che Giorgio vive nella sanità, quindi un ambito importante, e vive anche di relazioni sindacali, e relazioni sindacali che sono, voglio dire, anche una serie di relazioni oltre il sindacato, con altre istituzioni, no? E incomincia a vedere con occhi diversi e va ad approfondire, perché quest'uomo che ha approfondito il disagio della sua anima ha deciso che è arrivato il momento anche di approfondire i temi sociali che lo circondano, dove ciò che appare non è esattamente la realtà come la si vuole far vedere, ma ha dei retroscena e degli sviluppi ai più sconosciuti che devono essere però indagati, come è stata indagata l'anima di Giorgio. Andrea, secondo te tu l'avresti scritto il libro se non fosse scoppiata la pandemia da Covid-19? È una domanda un po' particolare, scusami, però è una curiosità letteraria. Sì, allora, sul libro io l'ho archiviata in breve, questa pandemia, perché se n'è scritto, se n'è parlato, penso che sia un tema trito e ritrito. No, non sarebbe successo, perché senza la pandemia non ci sarebbe stata la scintilla di un incontro che ha cambiato la vita a Giorgio. E quindi probabilmente questo libro non sarebbe mai nato. Quindi è sicuramente figlio della pandemia. Vedi, secondo te, da scrittore, quindi chi ti leggerà poi magari lo troverà nelle pagine, all'interno delle pagine del tuo libro, questo alone di marcio che circonda chi gestisce il bene pubblico, che deve essere sacro invece come l'acqua, la sanità e tant'altro, visto che tu lo menzioni nel tuo libro, l'amore, ma l'amore davvero può vincere? Sì, questo è, come dico io, il folle e temerario tentativo dell'amore di vincere attraverso il bene. E, come hai detto tu, alcuni beni pubblici hanno, come dire, in sé il tema della sacralità. Acqua, salute, sono due elementi veramente centrali nella vita dell'uomo e quindi hanno la loro sacralità. Difenderli veramente vuol dire mettersi dalla parte del bene. Ripeto, Giorgio fa un tentativo molto temerario in questo senso. Ovviamente bisogna, tu, la cosa bella del tuo libro secondo me è che inviti, a mio avviso, quello che ho potuto capire io, che se ognuno di noi fa la propria parte ce la facciamo. Assolutamente, questo è fondamentale. Anche se ci sente soli a volte, l'importante è che qualcuno inizi, perché poi, come dire, un silenzio di fondo, di ammirazione, piuttosto che di complicità su queste cose, è facile che cresca. È facile che cresca e, come si dice, fa più rumore una foresta che si abbatte piuttosto che una che cresce, e quindi nel silenzio anche, diciamo, opportunistico a volte, di chi ammira questa magari generosità di esposizione, può germogliare il seme di dire anch'io faccio la mia parte. Certo, certo. Andrea, bla bla bla, amore, acqua e sanità, quindi
leggetelo, fateci sapere cosa ne pensate, o a lui, a noi, quindi noi siamo sempre attivi H24. Andrea, prossimo libro, eh? Sì, sicuramente mi sto già impegnando in tal senso, perché non considero quell'opera conclusa. Ciao Andrea, alla prossima! Ciao, grazie, buona giornata!